Sono qui stamane perché a seguito di varie segnalazioni sulla presenza di un branco di cani che randagio ovviamente, che ha creato difficoltà e sembra anche ci siano state delle aggressioni anche a bambini, che chiaramente le istituzioni come sempre provano a dare una risposta immediata e abbiamo organizzato già ieri con il servizio veterinario di Salerno e il servizio veterinario di Napoli, CRIUB, un ente specifico, un'attività per contenere questa presenza, eventualmente accalappiare o con l'anestesia oppure prima i metodi più forti con questo qui che è un sistema sperimentato in altre queste regioni campane. Ieri ci sono stati anche i carabinieri presenti del corpo forestale, della locale stazione e abbiamo provato già ieri, continuando oggi a causa della pioggia. Oggi abbiamo avuto qualche presenza di animalisti del territorio, però dobbiamo trovare un punto d'intesa. Quando c'è una condizione di rischio le istituzioni devono intervenire, stanno intervenendo e chiediamo la collaborazione dei cittadini, anche degli animalisti, perché nessuno vuole fare male agli animali, non abbiamo né questa volontà né questa propensione, ma anzi siamo qui nel pieno delle azioni legittime e legali con il massimo della volontà di tutelare gli animali, ma ovviamente contenendo la loro azione e riportandoli in quelli che sono i contesti dove possono stare e stare bene, salvaguardando soprattutto l'integrità e la sicurezza dei cittadini.